Ciao ragazzi, sono Luchi e siamo in macchina, stiamo andando. Vi porto con me, venite con me al laghetto dove andavo prima a pescare, dove non andiamo più perché ultimamente mi hanno detto che è caduto un albero in acqua, facendo alcuni danni, rompendo anche delle tubature non so dove, e dovute a una tromba d'aria. Adesso stiamo andando lì a vedere, venite con me. Perché Luchi è lui. Siamo arrivati, eh! Questo è il posto. In realtà, ragazzi, qua è dove venivamo sempre a pescare. Ragazzi, il laghetto, avrete visto un sacco di video, e qua addirittura dove ho preso il siluro di 20 kg. Vi lascio lì la scheda da qualche parte qua sopra, uscirà una scheda, cliccateci se volete vedere il video del mostro che ho preso. Ed è proprio questo il laghetto. E se notate c'è l'acqua sporca, non so se si vede nella cosa, c'è l'acqua sporca, ma abbiamo un sacco di tartarughe, anche lì a galla c'è una tartaruga. E ragazzi, guardate che è successo proprio qua. Pensate che noi ci mettevamo a pescare qua e occupavamo tutto il posto, perché c'eravamo io, Cipri, mio fratello, il nostro amico Daniele, e Daniele si metteva proprio qui a pescare. Pensate che se eravamo qui quella sera che è successo appunto la tromba d'aria, e noi facciamo appunto la sera, la notte, moriva Daniel. Sicuramente ragazzi questo è un ottimo nido per le carpe o comunque sia pesci che stanno nelle zone ombrose, e verrei molto a pescare qua, nonché però hanno messo le transenne, le cose, perché non si potrebbe stare, zona pericolosa. Ma ragazzi, andiamo a vedere come è stato sradicato l'albero dal forte vento. Ok, da sopra non ci salgo perché ho proprio paura di cadere. Guardate ragazzi, cioè ha sradicato tutto, questo è cemento. Un albero che peserà non so quante tonnellate, no, quante quintali, ma tonnellate forse, non so quanto pesa. Quanto può pesare un albero, ragazzi? Scrivetemi nei commenti, secondo voi quest'albero quanto può pesare? Spero che col sole si veda bene. Dicono che l'albero ha rotto delle tubature sott'acqua e non so di che tubature parlino, però devo ammettere ragazzi che magari a voi in video non fa nessuna impressione, a noi ne fa tanta, perché qui noi pescavamo e quest'albero poteva appunto comunque caderci addosso o perlomeno spaventarci molto, anche perché se notate ha sradicato anche la ringhiera, perché quest'albero ragazzi era qui, quest'albero era qui, era dietro la ringhiera che voi vedete, questa qua nera. Vedete questo qua nero? Proseguiva e l'albero era qui. Io lo ricordo benissimo quest'albero, perché era un albero, era il secondo albero, c'era questo e quello dove noi il pomeriggio richiamavamo l'ombra, dove noi il pomeriggio andavamo a prendere appunto un po' d'ombra, perché lì era tutta zona soleggiata. Ok, che è successo di sera, perché di sera non c'è il sole, però mamma mia. Questo ragazzi è un laghetto, ormai posso anche dirvi di dove, è un laghetto di Bucinasco, un paesino vicino a Milano, e è un laghetto sportivo, aperto a tutti, almeno che si pagano il bollettino di 25 euro l'anno, e noi appunto andiamo a pescare qua perché abbiamo questo bollettino, abbiamo questo permesso. Il problema è che ultimamente non siamo più venuti, magari facciamo una passeggiata, ultimamente, vedete qua è dove arriva l'acqua dal naviglio di Milano, di Corsico. L'acqua della naviglia grazie a questo tubo e poi sfocia qua, vedete lì c'è un tubo che scarica l'acqua, e d'inverno quando il naviglio è prosciugato anche il lago è molto basso, e quando d'estate poi aprono il naviglio invece il lago sale, come si dice, di quantità d'acqua. Dicevo appunto ragazzi che questo lago non ci siamo più venuti perché è mal curato, molto sporco, guardate la platina sull'acqua, guardate che schifo. La platina sull'acqua ragazzi, ci schifavamo, non si vedrà mai in web.
ci schifavamo anche a prendere i pesci in mano perché erano pesci puzzolenti, veramente. E magari ci tornerò a pescare, per l'amor di Dio, perché comunque ci ha regalato diverse soddisfazioni questo laghetto. Il problema è che ultimamente non siamo più venuti, c'è anche il cantiere, perché sono morte a decine di carpe al giorno. Cioè ogni giorno trovavamo almeno 3-4 carpe morte, nuove, belle grandi. E questo sto parlando in, cos'era? Inizi primavera, comunque era maggio-giugno che sono inizi di primavera, ed è proprio il periodo di quando le carpe entrano in frega. Entrare in frega vuol dire che vanno a cercare un riparo, un nido dove appunto fare le uova, no? E le carpe entrando in frega non riuscivano ad entrare in frega. Non riuscendo ad entrare in frega, le carpe abbastanza grosse, ragazzi, anche molte amur, morivano non entrando in frega, perché per colpa, ragazzi, abbiamo scoperto dopo settimane, grazie al comune appunto di Bucinasco, abbiamo scoperto che era un'alga. Pensate un po', un'alga sott'acqua che faceva morire i pesci, un'alga tossica. E per poter togliere quest'alga non so cosa abbiano fatto, non credo manco che l'abbiano tolta a questo punto. Per cui molte specie qua sotto, in queste acque, sono in pericolo per colpa di un'alga. E noi trovavamo ogni giorno 3, 4, 5 carpe morte abbastanza grosse. Pensavamo fosse l'acqua, pensavamo un sacco di cose, non siamo più venuti. Infatti guardate il pesce a galla. Il laghetto, ragazzi, è piccolissimo, ma ci sono dei pesci veramente, veramente mostruosi. Ci sono della mur da oltre 20 kg. Ho preso io, se vi ricordate, il siluro da 20 kg. Ci sono siluri molto più grossi. Qua dentro, un laghetto molto piccolo, se vedete, ci sono, ragazzi, i temoli russi. I temoli russi sono dei pesci mostruosi, enormi. È un laghetto che comunque è un laghetto che è pescato a feeder, molto pescato a feeder, ed è un laghetto che potrebbe regalare molte soddisfazioni se venisse reso pescabile, magari un po' più curato. Quest'albero è giù da non so quanto tempo, ragazzi, sarà passato lì circa un mesetto, l'albero è ancora lì, sì. Ragazzi, quello che io so è che l'albero sia caduto grazie per un paio di palle, per colpa di una tromba d'aria che c'è stata appunto nel mesetto fa qui nei pressi di Bucinasco. Questo è quello che ci ha detto a noi, poi non so per quale motivo sia caduto realmente l'albero, forse appunto per questa tromba d'aria. Pensate, una sera, una notte, vi racconto una cosa, una notte noi eravamo al solito posto, sentiamo tipo tanti rami che si scricchiolano, tanti rami, è caduto, pensate un po', non un albero ma un mega ramo, tipo quelli là, quei rami abbastanza grossi, è caduto un ramo lì in fondo, proprio in fondo dall'altra parte del lago, dove sotto c'era una coppietta che erano su una panchina che stavano amoreggiando, credo. Hanno iniziato a urlare, abbiamo fatto il giro del lago, siamo andati a vedere, erano circa mezzanotte, l'una del mattino, ed era caduto mezzo ramo, per cui questa zona è già soggetta a queste cose, credo, e magari quella tromba d'aria ha potuto far cadere quell'albero in acqua. Però andiamo a rivedere l'albero. Abbiamo anche dato una mano, ragazzi, a questo lago. Qua, per esempio, come detto prima, c'è lo sfogo, cioè l'acqua che arriva, che riempie quel naviglio. Lì c'è un tombino, l'acqua non arrivava per settimane, e noi, cavolo, ma il naviglio è aperto. Mio fratello e Daniele si sono messi un giorno di sana ragione, e lì, proprio lì dentro, al tombino, c'è il tubo grosso, era intasato, perché questa roba, ragazzi, vedete questa roba, quando inizia a seccare, fa da tappo, e c'era un tappo all'interno del tubo. Il comune dovrebbe venire ogni anno a fare lo spurgo, non è venuto, e noi ci siamo accorti che l'acqua del lago non saliva, non perché non aprivano l'acqua del naviglio, quella era aperta, perché c'era il tappo nel tubo. Mio fratello e un nostro amico Daniele si sono messi un giorno, con tutta pazienza, ci hanno messo una mezza giornata, hanno sbloccato, anche perché scendere da sotto è impossibile, tra rane, coccodrilli, marmotte, eccetera. Vi lascio immaginare cosa c'è là sotto, topi, pantegane, di tutto. Stavo appunto vedendo, adesso, io non so se l'albero sia caduto del tutto, o magari era in bilico, e poi per non fare danni l'hanno fatto cadere loro. Però da quello che mi hanno raccontato, ragazzi, è che proprio l'albero si è caduto, si è stato sradicato dal vento. Come cazzo ha fatto? Cioè, che vento c'è stato? Poi perché è solo questo? Comunque, ragazzi, questo non è un documentario sul lago o sull'albero caduto. Volevo semplicemente raccontarvelo perché eravamo nei paraggi e ho detto, vabbè, passiamo di là e vediamo come è andata realmente, perché io non ci sono ancora mai, non ci sono più venuto da quando non sono più venuto a pescare qui, e fa un certo effetto perché noi eravamo qui tutti i giorni a pescare, o perlomeno un giorno sì, un giorno no, per cui fa un certo effetto, ragazzi. L'albero arriva a centro lago, ma è altissimo, è
è pieno di pesci sotto, perché ormai l'albero è qui da un mesetto, ha creato le zone d'ombra sotto, ha creato comunque qualche pesce, qualche specie, ha creato sicuramente qualche nido, qualche luccio, qualche bass, qualche siluro, perché sono comunque tutti predatori, predatori che stanno nei nidi, nella penombra, anche magari pesci gatti americani, e aspettano le prede che partono. Ragazzi, dal lago, con l'albero caduto e tutto, un bacione, un abbraccio, e ci vediamo nei prossimi video. Scusatemi per questo vlog improvvisato, perché non doveva esserci nessun vlog oggi, è semplicemente improvvisato. Da Luke è tutto, ciao a tutti.